Ben approdati nuovamente sul mio canale. Oggi un video che ammetto dovrei fare periodicamente, dovrei fare più spesso e magari anche settorializzarlo un po', quindi più specifico su diverse categorie di prodotti. Ma è una cosa a cui sto pensando, sto rivoluzionando un po' di questioni, regolarizzandone altre, quindi restate sintonizzati sul mio canale perché cose cambieranno anche nel mio background. Ma bando alle ciance, siccome c'è un sacco di roba da farvi vedere, perché vi faccio vedere i super top low cost del periodo testati da me e ora ne andiamo a parlare. Ho schiaffato tutto quanto in questa bustina di Sephora e sorseggiamo un po' di succo d'ananas. Vi giuro sempre, continuo a giurarvelo, è solo succo d'ananas. Chissà se oggi mi fa l'effetto imbriagatura dell'ultimo video, che se voi siete perso, vi lascio o qua o di là, che non mi ricordo mai dov'è che compario. Compario? Compario mio e compario tuo. Dov'è che compaiono le schede? Or dunque, andiamo random. Ah, innanzitutto vi faccio vedere secondo look della settimana con la palette Norvina 4 che ho messo in rotazione con il progetto PSP. Anche quello ve lo lascio qua nelle schede se non avete ancora visto il video, così potete seguire le evoluzioni. Ancora non ho fatto foto di aggiornamento su IG, ma sono molto orgogliosa di avervi aggiornato entrambi i look questa settimana nei video. Quindi questa settimana in teoria ne toccherebbe soltanto un altro. Chissà se finirà su IG o se finirà nei video, tenetemi d'occhio su entrambi i social. Dunque, dicevo, andiamo random. No, diciamo che qua mi sono saliti su 3 prodotti per la base. Ottimo. Quindi partiamo da questo, un illuminante assolutamente spettacolare. È quello che indosso anche oggi, che mi potete vedere, soprattutto qui, effetto Rudolf. È veramente meraviglioso, sia come luccicanza, baluginanza, ma anche il fatto che la polvere è veramente sottilissima, burrosa, impalpabile. Guardate che luce che fa, modulabile, potete anche lasciarlo un pochino più delicato. È sottile, non fa macchia frontalmente, ma appena batte la luce, sbabem, c'è questa riflettenza che non va assolutamente a texturizzare. E la mia, vi ricordo, non è una pelle giovane, quindi adorissimo. E poi ci sono queste 4 tonalità, 2 più calde, una un po' più sul dorato, una un po' più sullo champagne, e queste altre 2 un pochino più rosate, possono essere mescolate insieme o usate separatamente. È un illuminante che costa semplicemente 9,90 euro, se non vado errata, ed è da non perdere. Questo è davvero l'illuminante che mi è piaciuto di più in quest'ultimo periodo, assieme ad altri 2. E a questo punto andiamo a fare tutti gli illuminanti, visto che ci stiamo, peschiamoli. Sono sul fondo. Uno è questo, Revolution Strobe Highlighter, la colorazione è Flash. Questo tipo di illuminanti io li adoro, proprio già li conosco, ne ho già altri, li ho già utilizzati. In generale gli illuminanti di Revolution mi piacciono tantissimo. Questo costa solamente 3,90 euro, non si apre, si è aperto. 3,90 euro, ed ha davvero un colore particolarissimo, gente, perché è un illuminante ghiaccio che vira a una sorta di dorato con riflettenze anche sul verdino. Guardate qua, guardate quanto è sottile, guardate come si sfuma benissimo con la carnagione, con la pelle.
E c'è solo questo bagliore. Quando batte la luce si vede, quando non batte la luce non si vede niente. Quanto adoro gli illuminanti che non fanno macchia. Anche questo super sottile, morbido, burroso, veramente da non farsi scappare, soprattutto perché qui forse si riesce a notare di più che ci sono questi riverberi un po' sul giallo verdino, che non sono particolari, ma non sono così strani da non poter essere portati anche da chi non è matto come me e si mette magari l'illuminante fucsia. Un altro illuminante che mi è piaciuto tantissimo, Revolution, 3,99 euro, e spesso li trovate in offerta anche a 2,99 euro. Un altro illuminante che mi è piaciuto tantissimo, Wet n Wild Blossom Glow, è la colorazione, questo è il Mega Glow, quindi anche questo super super sottile, burroso, pigmentatissimo. Aspettate che ve lo provo a mettere in un punto in cui voi riesca a far vedere. Questo è un illuminante rosato, è qua su, quindi fa una luce molto molto più chiara e bianca. E di solito io non amo follemente gli illuminanti rosati, ma in determinate circostanze non sono affatto male, soprattutto in inverno, quando io divento uno spirito delle nevi e come colorazione di pelle sono traslucida. Questo è proprio perfetto. A parte, spendiamo due parole per la cialda e per quanto è bella. Questi sono tre illuminanti low cost. Questo mi sembra costa un pochino di più, tipo 4,99, 5,99. Comunque rimaniamo in un range di prezzo che è davvero gente. Queste sono cose che... queste due sono in gamma permanente. Questa è uscita da talmente tanto poco che ancora la trovate. E Lotti London si trova nei reparti Shaga dell'UBS, e credo sia venduta anche su ASOS, e se trovo qualche link ve lo lascio nell'info box, quindi date sempre un'occhiata nell'info box, perché quando Alizia gli regge lo spirito e riesce a trovare le cose, ve le mette. Tornando alla base, andiamo avanti con, vabbè, qua senza che ve lo dico, tanto sapete già quello che sto per tirare fuori. Zan 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 zan, l'ultimo blush che ho comprato di Astra. E da quando l'ho acquistato non ho usato altro, perché quando Alizio in fissa alla fine. Questa è la colorazione numero 02 e la qualità dei blush di Astra già la conosciamo da parecchio tempo. Quello che mi ha stupito è il colore, che è un pescato biscotto caldo, effetto salute, sono risorta dalla tomba, che davvero gente è una cosa incredibile. E poi mi sembra di aver capito che è anche un colore davvero molto molto di tendenza quest'anno, da non perdere. 3,99 euro pure quello, no, 4,99 euro, io l'ho pagato in saldo 3,99 euro, perché c'erano dei piccoli sconti da Upim dove l'ho acquistato. Altro prodotto fantastico del periodo, e non solo, è questo, che ormai mi vedete usare da tantissimo, da quando ve l'ho fatto vedere la prima volta nel video in cui mi trucco solo con Wet n Wild, sempre che se mi ricordo lo metto qua o di qua, ed è Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette, pazzesca, la colorazione che uso io è Dulce Delece, e per quanto riguarda la terra soprattutto, penso che, spero di riuscire a farvi vedere la conca che si è fatta, cioè non so se notate proprio l'avvallamento, ma sto a magna, è questo neutro caldo perfetto che si fonde benissimo con l'incarnato, si sfuma in un 2-3, è una polvere sottilissima e burrosa e bello punto. E anche la polvere questa luminosa è pazzesca nel momento in cui volete andare a fare un qualcosa di estremamente naturale, quindi andare soltanto a sottolineare, a risaltare i punti luce con un qualcosa di opaco, questa è perfetta, e volendo usata in piccole dosi può essere anche spolverata per fissare un pochino il viso sotto al contorno occhi in vocazio. Ultimi due prodotti per la base, la mia nuova fissa, questa. Perché non l'ho provata prima?
la polvere di riso di Astra, pazzeschissima, la numero 01, super 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 sottile, a me non va a seccare neanche il contorno occhi, ve lo assicuro, fissa benissimo, opacizza, profuma dei trucchi de una volta, mi fa sentire subito nel periodo vittoriano. Solo che con questa polvere di riso non rischio di morire come le cipre che venivano usate all'epoca. Quindi, doppiamente top! Comunque, a parte gli scherzi, 4,99€ per una cipria come questa, che veramente lavora benissimo, ha un'ottima durata, fa durare abbastanza a lungo il make-up, fissa bene sotto il contorno occhi, senza seccarlo, senza seccare il mio poi, il mio contorno occhi, ovviamente utilizzata poco poco alla volta, ma non ne serve tantissima, e così impalpabile e sottile. Consigliatissima, scopertone di sto periodo. Ultimo prodotto per la base, andiamo sempre da Wet n Wild, questa è un'altra fissa che ci ho fatto l'obsession, ed è questo bronzer, bellissimo, bellissimo, Color Icon Bronzer, la colorazione che ho io è Palm Beach Ready. Non so se potete notare come con tutta la quantità di prodotti che ho io sono riuscita quasi a cancellare completamente la foglia di Parma. Da quanto mi è piaciuto. È un bronzer davvero particolarissimo. Ha tutte queste perlescenze, luminescenze sul dorato. Ma è sì un color biscotto, ma a seconda di come batte la luce va sul rosato pescato. Quindi io vi consiglio un combo con questo, perché a morte sua, regà, a morte sua, davvero. Infatti io lo posso utilizzare volendo per un make up veloce anche così sulle gote, come se fosse un 3 in 1, quindi mi va a dare un po' di luminosità, mi va a scolpire e mi va anche a dare un po' di colorito alle guance, che non sia per forza marroni. È comunque molto molto burroso. Bellissima pigmentazione, guardate che riflettenza, e ve lo metto qua su e guardate quanto è bello, gente. Revitalized. E questo non ricordo esattamente quanto l'ho pagato, ma forse 5,99€ o 4,99€. Comunque, gente, siamo comunque a prezzi, quante volte ho detto comunque non lo so, ma ci faccio una collanina. Siamo comunque a prezzi veramente bassissimi per un prodotto estremamente valido, e ora che ci avviciniamo, è vero, la bella stagione, potrebbe essere anche il fondamento dei nostri look estivi, sperando di potesse godere quest'estate. Ma passiamo agli occhi, e ho dei prodottini veramente fantastici. Allora, innanzitutto due ombretti singoli. E ve li sto citando perché da quanto ho capito dovrebbero essere in gamma permanente. Sono di Kiko e sono i Glitter Shower. E sono degli ombretti veramente pazzeschi. Di quelli che vi fanno il look da soli, una bella transition nella piega dell'occhio, eyeliner e questi qua. Che hanno una luce meravigliosa. Sono praticamente degli shimmer cremosi, infusi di micro glitter e micro particelle di pigmento. E la base colore, perlomeno per le due colorazioni che ho scelto io, non è, eccolo qua, madonna santissima, madonna, non è assolutamente satura, quindi è molto bello anche creare delle sovrapposizioni con altri ombretti. Potete usare una base di ombretto in crema su tutta la palpebra sfumata bene bene e poi questo solo al centro della palpebra e fate delle cose pazzesche. Come vedete, questi che si formano qua, che si ammucchiano, che poi vanno ben tamponati e sfumati, per questo vi consiglio di mettere o una base cremosa comunque umida, oppure di usare un po' di colla per glitter. Sono tutti micro glitterini, ma proprio finissimi, guardate qua. E questi, gente, sono assolutamente da non perdere. Io ho preso i due colori un po' più, che ritenevo io un po' più particolari,
e sono lo 08 e lo 07. Me li avete già visti utilizzare in un video e ci ho fatto un look che è qualcosa di fantastico. Questo è un grigio lavanda che, guardate qua, che robetta, sì che robetta. Ed eccolo, bam, botta di luce e comunque anche così. Ma poi io preferisco il bam. Questi costano a prezzo pieno, mi sembra 8,99 o 8,90. Comunque io li ho trovati in saldo a 6,90 e non so se sono ancora scontati, però anche 8,90 gente, secondo me, le valgono tutte. Altri due prodotti occhi che credo siano ancora reperibili sia sui vari siti sia da OVS e sono questa palettina di Revolution, Parter Pack che è qualcosa di Madonna Santa, che è uscita con la collezione natalizia e l'ho vista ancora 2 o 3 settimane fa, c'era ancora in giro, quindi secondo me la trovate ancora e mi sembra proprio sul sito di Revolution, su Pink Panda, su Mavi Beauty. Ed eccola qua, queste sono 9 cialde, una più bella dell'altra, per non parlare di questi glitter semplicemente spettacolari, tutti quanti gli shimmer burrosissimi e quest'argento che mi fa veramente, mi rivaleggia con quello della Smokey di Huda Beauty. Io un argento come questo, gente, Madonna, guardate qua, una lamina in argento. Questa è una palette che davvero mi ha dato soddisfazione dalla prima all'ultima cialda. L'unica cialda con cui vi dico fate leggermente attenzione è questa qui, perché ecco, una pecca, non c'è un colore scuro opaco per andare ad intensificare, però voglio dire, la potete affiancare ad una qualunque palette di matte che avete. Chi ha almeno 2 o 3 palette sicuro una cialda con un marrone scuro ce l'ha, però se volete utilizzarla per intensificare fate attenzione per quanto riguarda l'applicazione e la sfumatura, andate a tamponare, a sfumare leggermente soltanto i bordi molto piano, perché essendo uno shimmer ovviamente non vi dà la stessa intensità che vi darebbe un opaco nell'angolo esterno dell'occhio. Giusto questa, ma per il resto è una palette assolutamente da avere, guardate che roba. Deve capire, qua ho swatchato sopra il bronzer, ma io sono proprio rinco. Comunque ecco, nonostante tutto, swatchato sopra il bronzer, anzi è pure un bel abbinamento, ti è, becca questi spicci. Comunque questa mi sembra che la trovate nei riparti Shaka, 11,90€ e forse a qualcosina di meno sul sito di Revolution, Mako Beauty e Pink Panda. E sempre se vi trovo i link, se mi regge l'anima, info box. Ultima palette occhi che vi vado a consigliare, lei delle due ovviamente la Fantasy, come chi mi segue già sa, ovvio che vi vado a consigliare questa, che è l'unica che mi ha performato dall'inizio alla fine, senza che mi perdo troppo in ciance o in ciarle. Queste 3 cialde sono dei foiled super super cremosi che ogni volta che le swatch, oh mio Dio, Jesus, Jesus, vabbè, vi faccio giusto degli swatchini al volo, così tanto per rinfrescarvi un po' la memoria su quello di cui stiamo parlando. E 9,90€ questa biadela a mani basse. Restate sintonizzati per le opinioni sull'altra, la Sara. Alla veloce, sto video sta venendo troppo lungo, ma perché io sono così prolissa? Perché? Ultimo prodotto occhi, zan zan, le ciglia finte di Melissa. Le ciglia finte di Melissa, gente, sono pazzesche. Sono veramente belle in una volta indossate. Hanno tantissimi modelli. Hanno questa banda sottilissima che consente un'applicazione veloce e confortevole.
E niente, 1,50 euro, che aspettate viadele, vi ho fatto una capoccia tanta, però insomma, era giusto citarle anche in questo video. Questa è stata veramente la mega, super, wow, scopertona del periodo. Io non mi sono mai azzardata a prendere, ma ringrazio il giorno in cui l'ho fatto. Prodottini labbra al volo! Allora, questo qui, The Essence, pazzesco, ne hanno già parlato in tantissime, volevo dire anche io la mia. È un prodotto fantastico, sottilissimo, asciuga abbastanza in fretta, non tira le labbra, ha un'ottima durata e sì, si comporta bene anche sotto la mascherina. I colori sono tutti uno più bello dell'altro. Io sicuramente un altro paio di nude li voglio prendere. Quello che ho io è Hello Sunrise, che pur essendo il più chiaro di tutta la gamma, vi assicuro non fa effetto correttore sulle labbra. Ma quello che indosso io sulle labbra è zan, sto imbrattando tutto di bronzer, ma non importa, sono questi. Anche questi li avete visti tantissimo nei miei ultimi video, da quando li ho scoperti. Super Stay Ink Crayon. Gente, sono favolosi. Io sono arrivata più tardi di tutte perché sono usciti ormai da diverso tempo, però mi rammarico enormemente di non averli acquistati prima anche questi, e sinceramente anche di questi voglio prendere altri perché sono fantastici. Quello che indosso oggi è questo. Sono burrosi alla stesura, proprio una sensazione piacevolissima nello stenderli, si stendono facilmente, poi si asciugano e diventano quasi completamente no transfer. Sotto la mascherina non fanno danno, non seccano le labbra, non tirano le labbra e non vi accorgete più neanche di averli addosso, perché sono proprio sottili. Poi calcolate che a me ha timbrato, anche perché io sto comunque bevendo, e anche se bevi la cannuccia, le labbra te le bagni lo stesso. Però, voglio dire, non ci lamentiamo, anche perché è confortevolissimo, e questa è una cosa grandiosa. Le colorazioni che ho io sono, già stanno scritte sul tappo, la numero 15, lì, vabbè però me lo fate apposta allora, Lead the Way, e l'altra invece la numero 25, Stay Exceptional, partita la capsula. Ultimo prodotto labbra è questa, le matite di Wet n Wild, che io non ho mai utilizzato le matite labbra di Wet n Wild e non me lo sarei mai creso, ma sono ottime. A parte il fatto che questo è uno di quei bellissimi color marsala che io tanto tanto amo. È lungherrima, non so quanto sia a prezzo piano perché l'ho presa in combo con il rossetto liquido, ma credo stia 1,99 euro o qualcosa del genere, e cioè per una matita così lungherrima è veramente niente. Hanno quella giusta consistenza, né troppo dura né troppo morbida, che consente di fare un tratto ben definito, tuttavia scorre bene sulle labbra. Potete anche riempire con questa, e niente gente, pazzesca, pazzesca. E si fissa perché io ci ho sbrattato sopra tutto l'ombrettame che c'è, però come vedete la linea non si è mossa. E con quest'ultimo prodotto labbra, il mio recap dei top dell'ultimo periodo low cost si conclude qui. Spero di avervi dato qualche dritta interessante, qualche consiglio utile, qualche spunto per regalarvi una piccola satisfaction, per coccolarvi un po' con un acquistino low cost, insomma, come dire, minima spesa, massima resa. Spero di avervi fatto anche un po' di compagnia e avervi dato un po' di buon umore in questo periodo un po' così. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazia a tutti quanti, vecchi iscritti, nuovi iscritti, e